comunità italiana di eTwinning e Indire Ricerca hanno deciso di avviare questo approfondimento sull'impatto dell'esperienza eTwinning sulla professionalità dei docenti, perché era chiaro che nel tempo la partecipazione crescente degli insegnanti a questa esperienza dimostrava efficacia e dimostrava un'importanza, un impatto proprio sullo sviluppo professionale. E questo l'evidenza lo dimostrava e il racconto dei partecipanti alla comunità italiana. Questo era anche in stretta coerenza con la missione originale del programma eTwinning, che era nato proprio per supportare gli insegnanti nel loro sviluppo professionale sui temi dell'innovazione e della digitalizzazione. Nel 2015, con la legge 107, e quando la formazione degli insegnanti è diventata obbligatoria, permanente e strutturale, quando il Piano Nazionale Scuola Digitale ha promosso un grande movimento sulla formazione al digitale e sull'innovazione, eTwinning ha visto ancora crescere nel tempo l'importanza, l'efficacia, l'adesione al movimento. E è stata quella l'occasione, il punto d'inizio, che ci ha fatto cominciare a riflettere su questo tema. La legge 107 del 2015 introduceva anche un dispositivo interessante e utile per la formazione degli insegnanti, l'unità formativa certificata. E era proprio a partire da questo dispositivo, che per la prima volta introduceva delle caratteristiche qualitative di un'esperienza formativa di qualità, che l'unità italiana di eTwinning si è posta al problema di dire: bene, allora proviamo a dare una valorizzazione, fare in modo che questa esperienza, che sicuramente ha molto valore, sia riconoscibile anche dal punto di vista formale. Da quel punto di origine in poi abbiamo iniziato ad approfondire questo tema, abbiamo lavorato a codificare l'esperienza eTwinning in termini proprio di unità formativa certificabile, da certificare, diciamo. Abbiamo sviluppato un bilancio delle competenze che mettesse anche in luce le caratteristiche di professionalizzazione che l'esperienza eTwinning andava a sostenere: le dimensioni di digitalizzazione, di innovazione, di progettazione didattica basata sulle competenze, di internazionalizzazione naturalmente, di inclusione, di cittadinanza globale, tutta una serie di elementi che avevamo capito concorrevano fortemente, entravano fortemente nella professionalizzazione degli insegnanti. La ricerca che abbiamo condotto a partire dal 2017-2018 insieme all'Università di Firenze, con la guida della professoressa Maria Ranieri e con la collaborazione di Francesco Fabbro, ci ha portato anche a identificare in maniera molto più precisa quali erano i risultati, gli ambiti professionali in cui l'esperienza eTwinning veramente dava un contributo significativo. La ricerca ha previsto un'attività di tipo quantitativo e un'attività di tipo qualitativo, quindi siamo andati a coinvolgere oltre 1000 insegnanti con un questionario e a realizzare uno studio di caso multiplo, intervistando in profondità 9 docenti che avevano partecipato al questionario. E siamo andati a studiare in che ambiti, rispetto alla dimensione didattica, alla dimensione organizzativa, alla dimensione professionale, i docenti percepivano un impatto della partecipazione, della loro esperienza a eTwinning. Naturalmente, diciamo, cercando di capire quanto l'importanza, l'intensità e anche la durata nel tempo di partecipazione aumentasse o modificasse questa percezione su questi tre ambiti fondamentali. Quello che la ricerca ha messo in luce è che la dimensione su cui l'esperienza eTwinning fornisce un maggiore impatto è la dimensione dell'area didattica. È lì dove l'esperienza di progettazione basata sul project-based learning, quindi la progettazione anche per progetti e per competenze, la dimensione dell'uso del digitale, la dimensione di una valutazione che sa tener traccia, sa utilizzare gli strumenti digitali per valutare gli apprendimenti non solo in forma individuale, ma valutare anche l'apporto del gruppo all'evoluzione delle conoscenze e delle competenze che l'esperienza eTwinning va a favorire. Questa è sicuramente l'area sulla quale gli insegnanti hanno riportato maggiore intensità di percezione. Ecco.
Sulla dimensione organizzativa sicuramente anche lì c'è una percezione di aumento, di impatto, anche se in misura minore rispetto alla didattica. È qui che si colloca un sentimento di positività rispetto a qualche cosa che l'esperienza di Twinning lascia in termini di etica del digitale, una dimensione importantissima che si coltiva grazie al perdurare di questa esperienza, all'esperienza che si fa intensa nel tempo. Questo tipo di competenze che viene valorizzato anche e specialmente negli studenti. Sulla dimensione professionale è l'area forse su cui la percezione degli insegnanti è minore rispetto alle ricadute che l'esperienza ha in questa fase. Diciamo che sicuramente questo va a coincidere con un punto di debolezza che gli e-twinner percepiscono rispetto all'esperienza di partecipazione a questo tipo di progetti, e cioè un senso quasi di isolamento, di essere gli unici all'interno della propria scuola che sono in una certa misura degli innovatori e che quindi fanno fatica ad aggregare intorno a sé, a portarsi dietro i colleghi in questo tipo di impresa. Ma questo risultato, che in qualche maniera è precedente come ricerca alla pandemia, perché diciamo i risultati coincidono con l'inizio della pandemia, a mio avviso sono anche sovvertiti in parte da questa esperienza della didattica a distanza e della didattica digitale integrata. È lì che abbiamo capito, abbiamo sperimentato che gli e-twinner che diciamo, percepivano questo senso di isolamento sono state le persone che per prime erano pronte nel momento dell'emergenza ad innescare un tipo di didattica che in maniera consapevole, in maniera efficace, in maniera già strutturata potesse far fronte a un'esigenza così fuori dal comune, così eccezionale. E quindi gli e-twinner con i quali abbiamo lavorato anche per approfondire questa ricerca durante il lockdown hanno proprio citato questo aspetto. Hanno detto: da un certo punto in poi siamo passati dall'essere nerd e isolati ad essere quei soggetti che potevano tirarsi dietro i colleghi e trascinare un'ondata di progresso verso questo tipo di esperienza.